Partita dalle mille emozioni per la settima di andata del campionato di Serie C femminile al Palla di Leo di Cerignola, il big match più atteso tra la capolista Pallavolo Cerignola e la prima donna Volley Bari al secondo posto. Le Bux si schierano con il sestetto di partenza, con Romano, Giancane Gagliardi, Albanese, Bellapianta, Tortora, Casalino. Dalla sponda barese replicano con Marzano, Tritto, Marasco, Ida Genovesi, Panza ed Emilio. La partenza è del e Varesi che non mollano, tanto che i primi due set vanno in archivio con i punteggi di 25-21, 25-22. Sembra che le Varesi possano andare a vincerla questa gara, ma arriva il cuore e la grinta meravigliosa delle ragazze allenate da Michele Valentino, che piano piano recuperano fino ad accorciare la distanza 25-23, poi a pareggiare 25-16, fino ad arrivare ad un entusiasmante tie break che le vede vincenti con il punteggio di 15-13 e la prima fuga solitaria della stagione per le Varesi, che erano convinte di farcela. Una delusione amarissima, come si spiega anche dal volto del tecnico ironico. Adesso una bella settimana di preparazione in vista di un'altra sfida decisiva ad Andria in trasferta. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport, Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.